Dobbiamo fare una scelta, abbiamo valutato le nostre alternative, è un grosso cambio di programma. Io sono Giulia, lui è Mess e questa è Alba, la nostra casa, con la quale stiamo navigando nel Mediterraneo, al momento in Croazia. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per un grande viaggio tra le meraviglie della natura ed il regno dello spirito. Nell'episodio precedente abbiamo trovato i Caraibi della Croazia e sentito la nostalgia di casa. Oggi proseguiamo verso nord e affrontiamo una scelta difficile. Siamo pronti per partire e oggi navigheremo per circa 20 miglia fino al porto di Lussin Piccolo sull'isola di Lussino. In base alle previsioni meteo dovrebbe esserci solo una brezza leggera a nostro favore, ma credo che in questa zona si stia verificando un fenomeno locale di vento forte, perché vedo le nuvole sopra al canale della Morlacca che minacciano temporali e colpi di vento. E poiché il vento si sta già alzando un po' dall'imboccatura di questa baia, partiamo subito perché qui non siamo più protetti. Colazione fatta, adesso Mess è fuori che naviga e gestisce la barca. Io invece cerco di lavorare un po' perché ho un sacco di cose da fare questa settimana e voglio portarmi un po' avanti prima di arrivare in porto, perché poi in porto abbiamo sempre moltissime cose da fare, andare a fare la spesa, pulire, sistemare. Quindi adesso nelle prossime ore cerco di lavorare un po'. Nell'ultimo periodo Mess e io abbiamo riflettuto sulla nostra identità, sulle nostre prospettive professionali e sui progetti che abbiamo per il futuro. Dove vivere, come vivere, cosa fare per mantenerci e come seguire le nostre aspirazioni sono tutte domande che ci poniamo spesso. All'inizio del nostro viaggio in barca, quando abbiamo lasciato la Sicilia, avevamo intenzione di arrivare fino a questa zona della Croazia dove ci troviamo ora, per poi fare dietro front e rotta verso sud, verso la Grecia ionica. Ora però, dopo diversi mesi di navigazione e vita in rada alle spalle, iniziamo a sentire il bisogno di cambiare programmi. Amiamo la vita in barca e l'avventura, ma noi non siamo solo navigatori, non lo siamo mai stati e credo che mai lo saremo. Abbiamo altri progetti personali e professionali che non possiamo avviare mentre vagabondiamo in barca. Questa esperienza in mare ci ha donato una grande consapevolezza, che ora sentiamo di dover mettere in pratica. E quindi ora, mentre Alba si addentra nella lunga insenatura dell'isola di Lussino, noi iniziamo a pensare che fare rotta verso sud e seguire il nostro piano iniziale non sia la scelta giusta. Abbiamo chiamato al WHF più volte ma non ci ha risposto nessuno dal porto, quindi penso che entreremo semplicemente e magari ci infileremo nel primo posto libero, non so. Abbiamo fatta tramite altre persone che erano ormeggiate qui, siamo riusciti a metterci in contatto con i marinai, con gli ormeggiatori che ci hanno dato un posto. È bellissimo questo porto, molto carino ed è molto economico, abbiamo pagato 53 euro per una notte rispetto agli altri in Croazia, è veramente niente. Adesso abbiamo veramente tante cose da fare, però vogliamo anche goderci la giornata qui. Mess sta sistemando fuori la passerella e io adesso preparo il pranzo e poi facciamo un programma per il pomeriggio. Lussin Piccolo è la città principale dell'isola di Lussino e di tutte le isole del Quarnaro. È situata nella Valle d'Augusto, un profondo porto naturale riparato dalla bora. Noi siamo entrati attraverso l'apertura principale dell'insenatura, ma ci sono in realtà altri due ingressi, Bocca Vera, che è un canale navigabile, e Bocca Falsa, dove il fondale è troppo basso.
Lustin Piccolo era in origine un piccolo villaggio di pescatori che venne reso florido da alcuni mercanti che trasformarono questo luogo nella patria della nautica, della marineria e della vela. Io mi sono innamorata delle casette sul mare color pastello, che mi ricordano tanto quelle di Nyhavn, il canale principale di Copenaghen. Lustin Piccolo è forse quella che mi è piaciuta di più tra le città che abbiamo visitato in Croazia fino ad ora. Molto pittoresca, ma anche autentica e non solo turistica, soprattutto se ci si avventura nelle stradine su per la collina. Come per tutti i porti croati in cui ci fermiamo, anche questa è stata solo una sosta breve. E dopo aver fatto rifornimento e pulizie, ci siamo preparati a ripartire. Sì, ma per dove? Una notte non ci è bastata per decidere cosa fare, perché la scelta che facciamo oggi determinerà la nostra vita nei prossimi mesi. Così, dopo aver lasciato il porto, abbiamo navigato per 7 miglia fino ad una baia per prenderci un paio di giorni di riflessione. Dobbiamo fare una scelta, abbiamo valutato le nostre alternative e abbiamo cercato di essere sinceri con noi stessi per quanto riguarda i nostri desideri e le nostre aspirazioni per il futuro. Per quanto vorremmo continuare a navigare e raggiungere la Grecia come avevamo pianificato, sentiamo anche il bisogno di fermarci un attimo e di dedicare tempo ed energie a quelli che sono i nostri progetti personali e professionali. Siamo cambiati molto, abbiamo scoperto nuove passioni e abbiamo ricevuto grande ispirazione dal viaggio che abbiamo fatto fino adesso e sentiamo che è giunto il momento di trasformare quell'ispirazione in qualcosa di concreto prima di riprendere poi il viaggio. E per farlo abbiamo bisogno di più stabilità di quella che la nostra condizione attuale ci dà. Abbiamo bisogno di un porto in cui fermarci e dedicarci alle nostre attività prima di ripartire. È un grosso cambio di programma, però questa pausa ci permetterà di continuare a vivere in barca in futuro, anche dal punto di vista economico e professionale, per far quadrare tutte le cose insieme. E quindi abbiamo deciso di fare rotta verso nord e di attraversare il Quarnaro alla ricerca di un porto sicuro. Il Golfo del Quarnaro è quella porzione dell'Adriatico settentrionale a forma di imbuto situata tra l'Istria e le isole di Cherso e Lussino. Davanti a noi si apre il Grande Golfo, nei confronti del quale siamo stati più volte messi in guardia da altri navigatori. Quello che però sentiamo qui per ora è solo il vento di una nuova sfida.
Così ci stiamo avvicinando all'Istria, oggi ne toccheremo la punta sud, cercheremo un ancoraggio lì e poi proseguiremo verso nord, verso Trieste nei prossimi giorni. Wow, ne abbiamo fatta di strada fino qui e queste isole comunque sono bellissime. La Croazia non smette mai di stupirci, ha una natura veramente variegata e pazzesca, molto bella. Abbiamo un bel vento tra il Traverso e l'Asco, tra poco dovremo poggiare un po', oltrepassata quest'isola, e quindi avremo il vento più verso il Gran Lasco o la Poppa. Abbiamo un po' di onda al Traverso, ma non disturba troppo. E così abbiamo compiuto la nostra scelta. Abbiamo strappato il grande piano che avevamo fatto prima di partire e abbiamo tracciato una nuova rotta. Una rotta che ci condurrà ad un porto dove Alba potrà riposare per un po' e noi potremo dedicarci ai nostri progetti per il futuro. Non vi nascondo un po' di malinconia. Ma credo sia inevitabile, perché so per certo che il brivido dell'avventura e della vita in barca mi mancherà. Ma so anche che ispirazione e progetti non valgono molto se non diamo loro una forma concreta. Ed è questo che dobbiamo fare ora. Vogliamo navigare ancora in futuro e fare altre esperienze come questa. Se c'è una cosa di cui abbiamo avuto conferma in questi mesi, è che la nostra non è una vacanza, ma uno stile di vita. E prima di riprendere il largo, dobbiamo far sbocciare gli insegnamenti che abbiamo ricevuto e preparare il terreno affinché i nostri progetti fioriscano. Avere coraggio non significa solo seguire la propria rotta fino alla fine, ma anche e soprattutto, quando il vento gira, virare verso una nuova meta. Nel frattempo abbiamo raggiunto la prima baia dell'Istria, dalla quale ripartiremo già domani. Non perdetevi il prossimo episodio, in cui affronteremo l'ultima traversata di questa parte di viaggio.